Voglio fare i miei complimenti all'università privata, non so cosa sia in realtà, è Campus, però ci hanno come sponsor Cristiano Ronaldo, quindi due soldini evidentemente ce l'hanno, per la geniale idea di creare un corso di laurea in influencer. Ora, ho letto molti commenti in giro su questo corso di laurea, ovviamente, e forse anche giustamente, di derisione, no? Però ho riflettuto un secondo, scusate che sto attivando il Kindle Paperwhite nuovo, fantastico, clamoroso, ve lo consiglio, sto leggendo tipo il triplo, mi spedisco gli articoli che leggo qui sopra così ci li rio quelli che mi sono piaciuti, e lo trovate qui sotto in descrizione nel caso vogliate comprare, così mi arrivano i dindini con cui comprerò il libro di Giulia De Lellis, perché c'ho in mente un video stratosferico. Vabbè, lasciamo stare. Comunque, molto molto interessante questo corso di laurea, secondo me ingiustamente deriso, se volete, no? Perché ingiustamente deriso? Ingiustamente deriso perché si sono fermati tutti quanti al titolo. Io sono andato invece un attimo a vedermi il corso di laurea come è strutturato. Ora vi leggo un po' di esami. Semiotica e filosofia dei linguaggi. Informatica, estetica della comunicazione. Sociologia dei processi economici. Tecnica, storia e linguaggio dei mezzi audiovisivi. Organizzazione aziendale. Secondo me utilissimo. Diritto all'informazione e della comunicazione, metodologia della ricerca sociale, lingua inglese, sociologia della comunicazione e dell'informazione, psicologia della moda, sociologia della moda, progettazione, processi e comportamenti organizzativi, poi c'è linguaggio dei nuovi media, etica della comunicazione, social media marketing, lingua spagnola, laboratorio di scrittura istituzionale pubblicitario, organizzazione degli eventi, ci sono un sacco di esami. L'articolo, poi ve lo lascio qui sotto in descrizione insieme al link del Kindle Paperwhite. E scusatemi se noto una cosa, mia sorella frequenta un corso, frequenta Scienze della Comunicazione e molti esami, e io mi sto rubando i suoi libri ovviamente, sono di questo tipo. Secondo me Scienze della Comunicazione è un tipo di facoltà molto sottovalutata. Secondo me molti ragazzi, per fortuna non tutti, vanno in questa facoltà perché non sanno bene cosa fare. Non è una scelta strategica, non è un prepararsi a quello che vuoi fare, è proprio un rimedio. E quindi abbiamo questa brutta nomea di scienza della comunicazione e devo dire che io in parte l'ho riscontrata. Vi faccio un esempio. Proprio in questo studio, in questa stanza, che viene allestita ogni tanto per degli eventi che facciamo qui, che si chiamano Vivere Freelance, dove chiamiamo i più grandi professionisti di vari settori. Abbiamo avuto qui uno degli autori di Crozza, uno dei sette autori di Crozza. Abbiamo avuto Cristiano Donzelli che collabora con Ridley Scott. Abbiamo avuto un sacco di personaggi e sta arrivando la nuova stagione di questi incontri, che ovviamente se rivelo mi sparano in testa, però vi do un consiglio: andate sul sito di Wide Open Coworking, che è il posto dove io lavoro, iscrivetevi alla newsletter perché gli incontri che ci saranno sono di altissimo livello e per alcuni, essendo gli ospiti molto molto grossi e la stanza sarà per 50-60 persone, se avete la newsletter saprete chi c'è, altrimenti ciaone. Però a parte questo, no? Abbiamo avuto per esempio uno degli autori di Crozza, secondo me è una cosa che se sei studente universitario devi correre qui anche a fare il paracuro, cioè tu gli dai il curriculum in mano, lo ascolti, finisce, ci parli fai due chiacchiere, gli dai il curriculum, guardi, io faccio questo, così non succede niente, però pure la paraculaggine. Abbiamo fatto in modo che i ragazzi di Scienze della Comunicazione a Teramo lo sapessero e se ne sono presentati tre. Male, male, male. Vuol dire che tu stai facendo una facoltà in una città che grazie a questo luogo incredibile, forse uno dei migliori luoghi culturali d'Abruzzo, oltre che di lavoro, ti portiamo un personaggio del genere che ha detto tutte cose super interessanti, ha dato suggerimenti super interessanti e tu non ti presenti. Allora mi chiedo se Scienze della Comunicazione non dovrebbe avere un altro tipo di approccio. C'è una ricerca che è uscita un po' di tempo fa, ora se la trovo ve la lascio, se no potete cercarla voi, che diceva: i ragazzi oggi vogliono fare per la maggior parte di loro come lavoro gli influencer, cioè non più il calciatore, l'astronauta, che ne so, queste cose qua, l'influencer. Quindi scienze della comunicazione
fa comunicazione e dice no no, il corso è sempre quello di scienze della comunicazione, però questo ti aiuta a diventare influencer. E secondo me è un giustissimo ragionamento, anche perché le skill, se tu fai questi esami, sono seri, i professori sono bravi, effettivamente ti permette di essere influencer, però secondo me c'è un fraintendimento. Ora, siccome l'influencer è generalmente un caciarone, è il gameplayer, è quello che fa l'intrattenimento becero, che ne so, tipo YouTube fa cagare, tipo Mr. Flame, ste cagate qui, oh, è un ciccio gamer, sta cosa qui, no? Tutti hanno la concezione che l'intrattenimento sia di quel basso livello. Un saluto ai miei amici, YouTube fa cagare Mr. Flame. E secondo me questo è un equivoco, perché noi vediamo solo la parte visibile dell'iceberg. Non è che il Titanic affonda perché si imbatte nella punta, il Titanic affonda perché quello è un massiccio così che sotto di sé c'è tonnellate e tonnellate di ghiaccio. E sono anche d'accordo con il mio amico Bob Liuzzo, che sulla sua pagina Facebook ha scritto non molto tempo fa: l'influencer, dovete capire che non è un lavoro, ma è il risultato di un lavoro ben fatto. E questo è un giustissimo approccio. Purtroppo però il desiderio che hanno questi ragazzi è quello di diventare influencer, e fanno di tutto per diventarlo, senza programmazione, senza contenuti, pensando che possono essere nuove, che ne so, Sofia Viscardi, Greta Menchi, Giulia De Lellis, eccetera, e quindi non capiscono che quell'approccio che hanno avuto quei personaggi è sicuramente interessante. Io ascolterei una Giulia De Lellis che mi racconta di come è diventata Giulia De Lellis, o ascolterei molto volentieri anche un corso che mette a pagamento un ciccio game, perché se lui mi racconta la sua esperienza, beh, a me potrei sicuramente trarci delle nozioni utili. Il trucco di questi corsi che fanno questi personaggi non è tanto nell'ascoltare e copiare, ma nell'ascoltare e capire cosa puoi prendere e applicare a te, magari in un altro modo, con un'altra soluzione. Ora, il corso questo qui, chiamandolo influencer, ma non un semplice corso triennale di scienze della comunicazione, c'ha secondo me moltissime cose utili. Per esempio, faccio un esempio qui: organizzazione di eventi e ufficio stampa. Sta cosa è molto importante. Io, come sapete, ho intenzione un po' di riattivare questo canale. Sto pensando di pagare per un po' di tempo un ufficio stampa. Ho chiesto un po' i prezzi in giro e siamo sui 1200 euro al mese. Il che voglio spenderli, ma voglio spenderli soltanto quando ci avrò in mente di ripompare un po' questa cosa, per incassare soprattutto ciò che viene da fuori. L'ufficio stampa è molto importante perché ti mette in contatto con, faccio un esempio, case editrici, eventi, teatri, riviste, giornali, e quindi se io mando un contenuto, e ovviamente il contenuto deve essere valido, ho più facilità di pubblicazione, perché generalmente negli uffici stampa ci sono dei giornalisti che lavorano con giornali o hanno rapporti con giornalisti. L'organizzazione degli eventi: io sono stato per 3 anni direttore artistico nonché ideatore della campagna di comunicazione della Teramo Comics. Voi andatevi a vedere, tranne l'ultimo anno mi sembra, sì, l'ultimo, ultimi 2 anni, adesso non dico, l'ultimo anno, andatevi a vedere su Google Trend da quando ho preso, diciamo, io la gestione artistica, l'idea degli influencer, eccetera, la manifestazione, come sono stati comunicati. Guardate su Google Trend come è cresciuta la Teramo Comics nel corso del tempo, e io, stando lì dentro, ho imparato tantissime cose che mi si sono rivelate utili per un colloquio che ho fatto con una delle più grandi agenzie europee istituzionali, che si sono aggressati a bestia e mi hanno praticamente preso a detta loro. Ancora non ci sono progetti su cui collaborare. Speriamo che arrivino, perché sarei molto curioso di vedere come si lavora in un'agenzia che lavora fa comunicazione istituzionale. Però sicuramente mi sono tornati utili alcuni tipi di esperienze, tra cui anche quella della Teramo Comics, perché mi sono proposto per quell'agenzia come digital PR e social media strategy, però soprattutto come digital PR, cioè anche lì capire quando vanno bloccati gli ospiti, come si può portarli a un evento, come magari
chiedere un determinato tipo di prestazione, come creargli un contenuto ad hoc all'interno di un evento, è stata una cosa che io ho esperienza in questo, l'ho fatto, organizzato, e mi è tornato utile poi in altri ambiti, anche qui economia aziendale. Saper scrivere un business plan, faccio un esempio, che è una delle cose che impari nel corso di economia aziendale, è saper scrivere punti forti, punti deboli, SWOT analisi, eccetera, è una cosa che torna utile ad esempio quando devi presentare una campagna di product placement a un'azienda, ok? Perché tu gli dici, guardate, io voglio fare questo sarà il posizionamento, questi sono i dati, con questo investimento in ads, eccetera, vado a recuperare il pubblico che ora è disattivo, io quindi posso fare una campagna dove, a differenza dei video che faccio adesso, che fanno 2.000, 3.000, dipende, visualizzazioni, dico, attenzione, una parte del budget lo uso per recuperare tutti gli utenti che già conoscono la mia immagine, cioè li faccio vedere il business plan e l'azienda dice, ok, facciamo il placement con te, ed è per questo che continuo a collaborare anche ora che il canale è morente morto. Quindi è un corso che secondo me è molto utile e soprattutto ti dà delle skills che è ovvio che poi non ti rigiochi soltanto nell'ambito dell'influencer marketing, senza contare che ormai c'è l'occasione di monetizzare, incassare anche facendo il micro influencer, oppure ancora di più se tu c'hai un'azienda, sapere come funziona il mondo influencer e fare una campagna influencer marketing torna molto utile, come ho fatto io ad esempio per quando ho fatto lo strategist per Blue Ship. Hanno fatto non si sa quanti soldi in pochi mesi, hanno aumentato il settore al 120% il matched betting, perché ho fatto una campagna della Madonna, perché conoscevo benissimo questo mondo ed è tornato utile all'azienda. Oppure aggiungo, oggi se sei un professionista, sapere come essere riconoscibile come professionista di quel settore per poi vendere più facilmente il tuo servizio o incassare un contatto perché ti riconoscono come professionista può tornare utile. Quindi è un'ottima idea di eCampus che è stata sberleffata un po' troppo facilmente. Vi lascio dicendovi che oggi esce su Pornhub un video, andatelo a vedere, perché voglio criticare l'intervista che Rocco Siffredi ha fatto a una giovane pornostar 19-20 anni sarda, ed l'ha trovata vergognosa, su Instagram l'ha fatta. Andatevela a vedere perché io adesso su Pornhub vado a commentare. Un saluto dal grandissimo Delimello.